con l'appuntamento quotidiano del TG Sport di qui Bologna.tv. Andiamo a vedere le notizie di oggi, martedì 23 luglio. Doppia seduta d'allenamento anche oggi per il Bologna ad Andolo, poi nel pomeriggio spazio a Davide Moscardelli che ha incontrato i giornalisti. Cresce ogni giorno di più la popolarità del Mosca nel cuore dei tifosi. Intanto da ieri è rientrato in gruppo anche Antonsson. Sørensen continua le terapie invece dopo l'infortunio subito. Intanto dal punto di vista dirigenziale il presidente Albano Guaraldi conferma di non voler cedere Diamanti, considerando passato il periodo lasciato a disposizione anche della Juve per le offerte. Passiamo al basket, in casa bianconera, dove è certa la firma di Dwight Hardy, guardia della scorsa stagione alla City Gas di Avellino in Serie A e da marzo passato a Barcellona in Lega 2. Hardy, statunitense ma con passaporto congolese, ha sottoscritto un biennale. Restiamo sempre in tema di basket per parlare della BSL di San Lazzaro, che è arrivata seconda alle finali nazionali Under 14, perdendo dalla Reyer Venezia per 78-69. Complimenti a coach e ragazzi. Passiamo ora a qualche notizia del calcio ai dilettanti. Si chiudono domani i battenti per la presentazione di domande di ripescaggio. Come ogni anno si preannunciano parecchie defezioni in ambito professionistico e semiprofessionistico, anche se paiono essere un po' meno in questa stagione. E ovviamente le società dilettantistiche sperano. Ballottaggio aperto tra le seconde in classifica non ancora promosse e le retrocesse ai play-out. Stasera le squadre di eccellenza e promozione incontrano il presidente regionale Paolo Bragliati e qualche notizia in più si potrà sapere. È tutto per il TG Sport di oggi, vi rimando appuntamento di domani, grazie.